Ciao, sono qui a Ecofuturo, il più grande evento sulle idee ecosostenibili in Italia, vorrei dire, e sono qui con Sergio Ferraris, che è il direttore di Quale Energia, il portale sull'energia ecosostenibile. Allora, sono qui per consegnare la copia del mio libro sulle pompe di calore e per fare un paio di domande, visto che è molto dentro il tema dell'ecosostenibilità e sulle energie rinnovabili in genere. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è cosa ne pensa del futuro dell'energia in genere? Quindi, secondo lei, il futuro sarà elettrico oppure sarà un mix? Dunque, il futuro sul lungo periodo sarà di sicuro elettrico, però sul breve e medio periodo avremo una lunga fase di transizione, sicuramente, perché le rinnovabili elettriche attualmente soffrono di un problema di intermittenza che si può risolvere in svariati metodi, prima di tutto con l'accumulo tramite l'idroelettrico, tramite la compensazione tra una fonte e l'altra, come fanno per esempio Danimarca e Svezia. La Svezia ha molto idroelettrico, la Danimarca ha molto eolico, compensano attraverso il mix di queste due fonti. Con la prossima direttiva che ammettono i passaggi transfrontalieri, diciamo, di energia, gli aggregatori, stiamo parlando delle nuove direttive europee, questa compensazione avverrà, però comunque servirà dell'accumulo. In Italia abbiamo ben 5 gigawatt di accumulo idroelettrico, ne viene utilizzato solo uno, per cui ne abbiamo altri 4. Poi ci arriverà l'accumulo elettrochimico, cioè le batterie, prima in casa, poi quelle di grandi dimensioni, poi useremo come accumulo anche le nostre autovetture, per cui è uno scenario molto in trasformazione. Sicuramente il futuro a lungo periodo sarà elettrico, ma ci vorrà del tempo per arrivarci. Ok, e la domanda che invece mi tocca più da vicino, per quanto riguarda invece il riscaldamento delle case e dell'acqua sanitaria, ovviamente a seguire, cosa ne pensa? Lì è più facile e più vicino l'obiettivo della trasformazione elettrica oppure? A livello domestico l'obiettivo della trasformazione elettrica è sicuramente più semplice, perché analizziamo un attimo perché cosa usiamo noi il gas. Il gas lo utilizziamo per cucinare, attualmente si possono usare le piastre di induzione senza nessun problema. Dopodiché il gas lo usiamo per il riscaldamento e per l'acqua sanitaria. Sotto questo profilo abbiamo uno strumento che sicuramente è in grado di efficientare moltissimo queste produzioni, cioè calore per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria, che sono le pompe di calore. Sono degli oggetti che sono più duraturi, oltretutto della classica caldaietta murale, quella domestica e cose di questo tipo, e soprattutto vanno solo ed esclusivamente con una bassa percentuale, diciamo, di elettricità, cioè impiegano rispetto a una classica stufetta elettrica a cui siamo abituati, quella con la resistenza rossa delle nonna, per intenderci, la pompa di calore sicuramente consuma molto, ma molto di meno, per cui è un oggetto comunque estremamente interessante. La cosa alla quale bisogna stare attenti è che la pompa di calore non può essere applicata in tutte le condizioni climatiche, per cui sarà necessario che gli operatori di mercato siano estremamente onesti verso i propri utenti, verso quindi i consumatori, e che dicano: no, in questa zona tu non puoi utilizzare con profitto la pompa di calore. E questa è una cosa estremamente importante, perché basteranno pochi casi, diciamo, per sfiduciare tutto il mercato, tutto il settore, che invece potenzialmente ha degli enormi, enormi possibilità di sviluppo. Ultima domanda prima di chiudere. Rete nazionale e distribuzione. L'altro giorno discutevamo e mi diceva che la rete nazionale italiana, elettrica ovviamente, è comunque all'avanguardia rispetto agli altri stati europei.
pecca un po' la distribuzione. Riassumendo quanto ci siamo detti. Allora, noi su questo fronte abbiamo diversi problemi. La rete nazionale da oltre 15 anni viene ristrutturata sistematicamente, gestisce oltre 800.000 impianti intermittenti a fonti rinnovabili e dopo il blackout del 2003, che ricordiamo fu causato da un albero sostanzialmente, non abbiamo più avuto enormi problemi. Tenete conto che negli Stati Uniti è un problema enorme trasportare energia elettrica dal Texas alla California e i blackout sono all'ordine del giorno negli Stati Uniti, per voler fare il paragone con una grande nazione industriale del mondo. Sulla distribuzione, diciamo, la situazione è più a macchia di leopardo. Abbiamo distributori efficienti e abbiamo distributori che sono efficienti nel momento di portare l'elettrone, però nel rapporto con la clientela, diciamo, sono ancora problematici, d'accordo? Tenete conto che abbiamo una delle reti di distribuzione più avanzate del mondo, perché siamo una delle poche nazioni al mondo che ha la totalità dei contatori digitali, per cui l'information technology nella gestione dell'energia noi siamo pronti ad utilizzarle. Serve la volontà commerciale da parte dei distributori, politica nel regolamentare queste cose e tra qualche tempo, non si sa bene quando, si passerà al mercato elettrico libero, obbligatoriamente. Potrebbe diventare una grande occasione per i consumatori se sarà semplice cambiare il piano tariffario energetico come quello telefonico, dove io cambio una SIM, ma potrebbe diventare una catastrofe per i consumatori se invece non verrà gestita anche il passaggio, l'interoperabilità tra un gestore e un altro, d'accordo, passando da una gestore che ci fa un prezzo maggiore a uno che ci fa un prezzo inferiore. Insomma, è uno scenario in trasformazione dove comunque la politica deve agire in maniera importante, regolare anche quello che dovrebbe essere un libero mercato, che però deve essere un libero mercato bionivoco, cioè il distributore deve avere diritto di fare il prezzo che più gli conviene, ma il consumatore deve essere messo in condizioni di liberarsi di un fornitore inefficiente, di un fornitore troppo caro, oppure di passare all'autonomia energetica, a poter utilizzare propri strumenti per produrre da fonti rinnovabili con il pannello fotovoltaico sul tetto, il sistema di accumulo per stoccare questa energia e, perché no, anche poterla vendere, come vorranno a breve le direttive europee. Bene, ringrazio del tempo dedicato. Prego. E ci vediamo come sempre al prossimo video. Arrivederci.